Ciao a tutti ragazzi, bentrovati da Gino il Tacchino su un genericissimo Dark Souls qualsiasi. Sta cominciando difficile. Sta cominciando a essere difficile fare un intro diversa ogni volta. Giusto per non dire che siamo su Dark Souls 3. La scorsa volta abbiamo attraversato quest'area fino ad arrivare in questo punto in cui abbiamo trovato un Covenant. Aspetta un secondo. Avevo detto che volevo salire qui sopra per dare un'occhiata dall'alto. E infatti, adesso che ho visto quella torre con il braciere spento, mi sono ricordato. Però purtroppo, tutti questi alberi mi limitano la vista. Però so che la prossima è qui. Quindi devo proseguire da questo lato. E ne avremo una. Mentre quella che abbiamo già spento è alla destra di quello. Riesco a vedere dov'è la terza? Sarebbe molto d'aiuto. Forse ancora... Guarda quanto è grande questo posto. Non me l'aspettavo per nulla. Ed è tutto velenoso. Ah, l'altra... Aspetta. Sono diverse, vero? Una è qui. Non è che è sempre la stessa che sto guardando? Ebbene sì. Siamo abbastanza vicini, eh? Forse la terza è dietro questa grandissima struttura. Per questo non la vedo. Diremo che è così. Può darsi. Noi cominciamo a fare quello che sappiamo di dover fare. Andiamo qui vicino. Non mi attaccare. Dammi il tempo. Così possiamo avere un combattimento. 529? Complimenti. È stato bello avere potenziato l'arma. Adesso sono affari vostri, i nemici. E siamo tornati a non poterci muovere. Vi assicuro che questa cosa non mi era mancata. Ah, vedi, questa cosa si ricarica lasciando l'area. Capisco. Quindi è tipo una cura gratuita che trovi così in giro. Stavo per dire che mi ricorda Panoramix e il suo calderone magico. Allora, lì vedo nemici che non conosco. La domanda è, loro avranno visto me? Io poi devo fare un'altra prova? Cioè a cambiarmi... Oh no, scherzavo, non sono nemici che non conosco. Li conosco pure troppo. Interessante. Non è lo stesso nemico, non può essere. Altrimenti non gli farei così tanto danno. Deve essere un po' diverso. Oppure era molto resistente a una colpo, ma non credo. Quello è un altro di quei chierici bestia avvelenati. No, peggio, sono due. Ma almeno qui dentro si può rotolare. Sarà divertente provarci. Sento rumori. Lasciatemi stare. Comunque, da queste parti dovrebbe esserci la cosa da spegnere. Cerchiamo di guardare avanti, per quanto possibile. E io qui vedo cose. Ok, quello è uno di quelli pericolosi. No, è ancora peggio, questo è armato. Posso? Grazie. Ancora vivo? Non più. Ottimo. Ma cosa sto vedendo? Quello è armato di lancia. Non ha funzionato granché bene. Però non era male. Intanto abbiamo trovato cose. Pergamena del saggio. Noi questi nemici li conosciamo in teoria. No. Riesco a rompergli la guardia? Perfetto. Era quello che volevo. Per fortuna il loro scudo è abbastanza patetico. Oh, e muore. Questi sono i nostri amici fungoni one shotterini. Però pergamena del saggio è un consumabile? No, non è un oggetto di questi. Apprendi le stregonerie dei saggi di cristallo. Probabilmente andava consegnata all'NPC che io ho brutalmente ucciso perché se lo meritava. E non dite che non è vero, se lo meritava. Come sarebbe a dire, avrei potuto smetterla di parlarci. No, doveva morire. Doveva pagare per quello che mi aveva fatto. Allora, qui non voglio combattere con il granchione. Anche se prima o poi uno lo dovrò pure uccidere, no? Cerchiamo il modo, ecco qui, finalmente, di arrivare lì sopra. Frammento di titanite. Ottimo. Secondo me, l'arma che devo potenziare adesso è l'arco. Perché sono sicuro che con un buon arco, sicuramente...
Perché non ho guardato avanti prima? Ah, c'è solamente altre di quelle, ok. Con un buon arco, al momento giusto, mi posso risparmiare un sacco di fatica per fare alcune cose. Non dovevo entrare qui dentro. Per esempio, la faccenda del nemico, il gigante. Quando ho dovuto ucciderlo con la mazza ci ho messo un secolo. L'avessi fatto. Ah, vedi, li uccido con un colpo anche così. Scheggia di non morto, quindi fiaschetta più 3. Non male, sempre dando per scontato che arrivi a più 5 al massimo. E qui, ok, c'è un mega portone, che immagino sia quello che abbiamo visto. E qui c'è una torcia accesa e due spente, perché noi dobbiamo ancora togliere un po' di roba. E immagino che da qui si salga per spegnere la seconda fiammella, che è probabilmente la terza che dovremmo spegnere, perché è vicina al portone che si aprirà. Quindi una l'abbiamo saltata, ma non è un problema. Si recupera tranquillamente. Tra l'altro siamo vicini a un falò. Il nemico è di spalle perché siamo arrivati dal lato sbagliato oppure perché ce lo volevano fare trovare di spalle? Questa è una domanda a cui io non ho risposta per ora. Sono due. Sono tre. Poppano. E io ho una paura maledetta di questa cosa perché si sono girati tutti. E non è neanche morto. E fanno cose velenose. Perché non c'è già veleno ovunque. Aspetta, va. Ah, ho sbagliato ad attaccare subito. Ok, no, non sono per nulla resistenti al danno da colpo. La vuoi piantare, per favore? Adesso un bel roll in mezzo. E non muoiono. Entrambi, come avevo previsto. Attenzione, non mi avvelenare. Non voglio mai più essere avvelenato. Possiamo tornare a questa. Smetti, l'ho detto. Mai più. È facile ricordarlo. Da qui stiamo semplicemente tornando indietro. Ma perché no? È divertente. Questo? Resina marcia, ok. Infonde le nostre armi con il veleno per un po' di tempo, nel caso ve lo siate scordato. O se non conoscete il gioco, che mi sembra anche piuttosto strano. Salve. Quindi il peggiore di tutti era il primo, comunque, con la mani nude. Nessuno è ancora stato così pazzesco come quello lì. Che è una cosa che mi fa solamente piacere. Stiamo facendo un giro inutile? Probabilmente sì. Però forse mi sbagliavo sul fatto della torcia da spegnere. O forse dobbiamo ancora conquistarcela. Eccola lì. Ce l'abbiamo fatta. Muschio purpureo. Questi non fanno mai male. E spegniamo questa. Ne manca una. Non pensavo che anche a questo giro avremmo visto un filmato. Ah, forse questa parte sì. Il resto no. Non è che mi farà vedere ogni volta che devo aprire una porta. A questo punto l'ho capito. E invece... Ah, mi fa vedere proprio che si accende la torcia. Avevo rimosso questa parte del filmato dalla mia memoria. Quindi sono andato lì convinto di fare una spiegazione fantastica. Dopo che ho detto, ah sì, una sarà accesa e le altre due sono spente perché abbiamo spento solamente una luce. No. Me l'aveva fatto vedere e io l'ho rimosso nonostante sia passata appena mezz'ora. Ottimo. Questo la dice lunga sulla mia memoria per qualsiasi cosa che non riguarda cose tipo i moveset delle armi. Ottimo. Allora, visto che qui sopra abbiamo fatto, tanto vale sedersi al falò, ripristinare le fiaschette e tornare giù. Purtroppo non ho idea di dove cercare l'ultimo arnese che devo fare. Io in questo posto mi perdo. A me dà fastidio tantissimo sapere che già nell'area precedente non ho esplorato bene e ci sono ancora delle cose da trovare. State zitti. Non posso fare la stessa cosa anche qui, però allo stesso tempo arrivo nelle aree in cui non posso rotolare, mi girano i cojones e me ne vado. È semplice, proprio così la situazione. Non voglio stare in un punto in cui non posso giocare bene.
Non è difficile comprendere questa cosa. Vieni qui, forza. Parliamone da uomini o da crostacei nel tuo caso. Forza. Questo lo subisce di più, decisamente. Dai, manca poco. Tieni. Ok. Ora abbiamo finalmente ucciso uno di questi nemici. Anello del Drago Eterno. Quindi mi stai dicendo che sono davvero nemici speciali? Ero sicuro che respawnassero. Forse no. Vedremo. Devo tornare indietro a uccidere gli altri a questo punto. Pacco di resina dorata. Arriva il persecutore, attenzione. Ah no, c'è un albero. Ho capito. Quindi lì vicino ci saranno i rami dell'albero. Ma perché? Non ne vedo il motivo. Brace. Quella non fa male. Soprattutto da dove arrivano ste frecce? Grande anima. E quelli lì intorno dovrebbero essere tutti quanti i rami dell'albero. Ma io ho paura. Devo andare a prendere quell'altro drop, quello che sta un pelo più lontano. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me e la freccia arrivava da quell'altro lato. Quindi qui dietro sono a posto. Fatemi fare un controllino, no? Giusto per togliermi finalmente il dubbio. Non mi dire. Non mi posso muovere? O ho sbagliato io? Devo andare piano. Ok, no. Stavo solamente cercando di correre e non me lo faceva fare. Per un attimo mi sono spaventato che non potessi fare questa cosa nell'area velenosa. E mi sembrava una gran bastardata. Invece si può fare. E dai, ma che senso ha che raccogliere gli oggetti ti rende visibile? Se me ne metti tre lì vicino, ma quanto siete stronzi? Adesso io devo prendere quell'ultimo e morire. Perché l'AOE è enorme e io non mi posso allontanare per via dello stupido coso velenoso. Ti prego, non mi colpire. Maledetti. Maledetti. Giuro, secondo me c'è un impiegato di From Software, uno, che ogni volta che fanno un gioco dice: e quando la mettiamo l'area in cui si rotola male? E non l'hanno ancora licenziato. Sto tizio sta in giro da Demon Souls e ancora non si calma. Cosa sono questi rumori? Lì ci siamo stati. Adesso mi sto innervosendo per colpa di questa cosa. Dannazione quanto odio essere limitato sui roll. Te devi crepare. E loro sono tre. Non sono due. È ancora peggio di quanto avessi preventivato. Però, ripeto, almeno in quest'area io posso schivare. Arco. Mannaggia, vado troppo pesante. Però non durerà parecchio. Sbagliato frecce. Colpito. Gli ho tolto 65 con un arco non potenziato. Cioè, mica fa schifo. Comunque sia. Cosa mi ha colpito? Niente, perché non ho preso danno. E allora perché mi sono stordito? Ah, è proprio lui con l'arma. Ok. E uno è andato. Cappello di Faris. Abbiamo ricevuto anche la corona di Dusk, perché tanto qui le cose durano per sempre. Riequipaggio l'arco. Questo va messo e tolto ogni volta, perché se no vado in Fat Roll. Anche quando il Fat Roll non dovrei averlo. Togli. Potrei anche togliere la spada possente, però mi piace avere l'opzione di combattimento. Lasciami stare, mostro. Sta infilando dentro? No. Adesso sì. Smettila di creare cose. Dai, in effetti non l'ha fatto. Scusami. Non ti volevo dare colpe che non hai. Due Estus. Devi darti una calmata. Devi stare molto calmo. Adesso lo tira fuori. No, non è vero niente. Guarda quanti nemici che fa. Poi non sono nemici, ma sono rompiscatole lo stesso. Via.
Dai, un altro colpo. Che cretino. Che cretino. Ma ci vuole dell'idiozia per fare questa mossa. Chi è? Che droppi tu? Nulla. Strano. E l'ultimo, possiamo ucciderlo. Alla maniera classica. Sperando che non respawnino tutti adesso. Se dovessi malauguratamente morire contro questo qui. Ma non me lo auguro. Smettila. L'ho fatto di nuovo. L'ho fatto di nuovo. Quanto mi sento stupido. No, non di qua. No, 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 no. Tornate giù. Non è con voi che voglio parlare. Andiamo a risolvere una questione. La domanda è: ci sono ancora? Se la risposta è sì, siamo nei guai. Cioè, tecnicamente no, posso anche rifare quello che ho già fatto. Però preferirei evitare. Già. Ancora tutti qui. Te compreso. Ma non più. È tutto questo in un'area piena di veleno. Facciamo così, vai. Togli questa spada. E metti l'arco. Così almeno riduco un pochettino i tempi. Maledizione. Ah, facciamo anche questa cosa. Via queste frecce. Che poi erano le stesse. Non so perché non me le ha riequipaggiate nel posto giusto. Ma vabbè. Avanti. Ho scelto quest'arma e non la spada, proprio perché la maggior parte delle volte devo attaccare dopo il roll. No, 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 no. L'albero è una protezione, sì, ottimo. Chi è? Alla fine non ci metto tantissimo a ucciderli. Quindi il fatto che lui sia ricomparso, anche se mi aveva dato un drop, significa che molto probabilmente granchi e altri nemici di quel tipo, quelli speciali, comunque, anche se ti danno qualcosa, poi possono tranquillamente respawnare. Quindi, prendono danni diversi in punti del corpo diversi, io dovrei mettere l'arma forse, altrimenti è difficile ucciderlo. Non impossibile, ma difficile. Tieni. Ho sbagliato. La parte peggiore è che non esiste un vero posto sicuro per combattere con questo nemico. Perché il problema sono queste cose ricercanti che ti beccano ovunque. Quindi la maggior parte della mia strategia, normale, che deficiente. Ma non è possibile che vedo questo attacco sempre troppo tardi. E ogni volta mentre lo vedo che tira su la cosa so che sono morto. Perché? Io lo so perché. A dannazione, di qua che devo andare. Lo so perché. Il perché è che tutti gli attacchi che fa sono simili. Lui che infila il bastone per terra. Fosse leggermente diverso, magari farei in tempo ad accorgermi un po' prima che sto per crepare. E invece no. Quello che arriva sempre, da dove parte? Fammelo capire. Dov'è? Non mi è dato saperlo. So solo che deve dare fastidio. Va bene, contento lui. A questo punto non so neanche perché sto rifacendo questa cosa. Ma in realtà lo so, perché voglio il drop. Quello che sta lì al centro. E devo sapere se il terzo mi lascia qualcosa morendo. Maledizione. Ok, stavolta l'ho visto. È un po' diverso, lo carica un po' di più, ma non è l'unico che carica. Ce n'è anche un altro. Dai, che stavo... Maledetto. Ma come diavolo faccio a sbagliare lato ogni volta? Se non si fosse capito, a me sti nemici non piacciono, eh. Ve lo dico. Prima spariscono e meglio è. Stupidi cosi irritanti che non mi possono fare schivare come si deve. Ecco qua. E mi deve fare chip damage. Piantala. Questi, no? Se li vuoi combattere con un'arma tipo un pugnale che non fa nulla di danno, quando la ammazzi? Ah, almeno stavolta ho scelto il terzo. Scudo di pietra. Ho scelto il terzo così potevo vedere il drop unico suo. E visto che abbiamo perso le anime e non mi interessa più di niente,
Ciao ragazzi, anzi amici. Questo cos'è? Gemma velenosa per fare le armi velenose. E io adesso devo rotolare. Ciao. Ci vediamo la prossima volta. Divertitevi mentre non ci sono. Allora, qui non siamo stati. Ottimo. Frammento di titanite. E io posso anche riequipaggiare le mie armi a breve, dopo che lui sarà morto. Ah, è uno di questi. Bene, amen, siamo morti. Forse no. Cioè, siamo morti tra un secondo. Guarda, appena finito di fare la presa, cosa comincia? La presa. Cosa? Ah, giusto, veleno. Dimenticavo. Non posso combattere e basta. C'è anche il veleno. Ah, rieccoci. Tutto questo senza neanche sapere se sto andando effettivamente nella direzione giusta. Comunque, mi secca questa cosa, terribilmente, quest'area in generale. Perché? Perché? È la domanda più importante della vita, perché? Cioè non ha senso neanche curarsi dal veleno, perché comunque devi attraversare paludi enormi. Quanti muschi purpurei devi sprecare per fare questa cosa? Non ha senso. Devi soffrire e basta. Perché sbrillucci, che era solo la luce? Va bene. E in tutto questo io sono ancora all'avventura perché non ho idea. Forse quello? Ma sembra strano che sia così vicino a quello che abbiamo appena spento. Però diamo un'occhiata. Maledizione, e ancora non possiamo rotolare. Perché è una cosa divertente. Spadone. Oh, è quello spadone. Sarà vicino a questo. Spadone pesante. Esatto, pesa 20 unità. Niente a che vedere con quella che stiamo usando in questo momento. Richiede 28 di forza. Ma possiamo portarla a due mani. È esattamente la stessa arma. Solo che adesso sembra fatta di plastica perché è liscia e perfetta. E fa le stesse mosse. Aspetta. Mi ha appena succhiato due volte la stamina col secondo attacco. Sì. Perché? Ah, a quanto pare dovremmo anche provarla. Bene. Siamo in Fatroll? Ovviamente sì. Però le hanno cambiato l'attacco in roll a due mani. Perché adesso è circolare anche questo. Senti. Bello è tutto quanto, però io rivoglio la mia arma. Non posso neanche fare dei test in santa pace perché qui mi devono azzannare a qualsiasi cosa che faccio. E quando non è il veleno sono i nemici. Quando non sono i nemici è la gravità. Mai un secondo di pace. Cosa? Dannazione, da dove arrivano? Non esistono questi nemici, li sta facendo spuntare lui dal nulla. Sono quelli che ho già ucciso che si rianimano. Guardalo, lì ce n'è un altro. Sto accumulando cadaveri qui sopra senza motivo. Tutto questo perché ho preso uno spadone e volevo vederlo. Quest'area è stata disegnata con me nella testa. Ah. Hanno cercato tutto quello che potesse rendermi la vita peggiore. E l'hanno messo tutto quanto in una sola area del gioco. Un'area enorme in cui mi sento male perché perdo gli oggetti. Il veleno, l'inabilità di muovermi e nemici fastidiosi. Giusto per essere sicuri? Dove sta la terza fiamma? Per favore, voglio solamente trovarla e andarmene. Non sono neanche dispiaciuto più di tanto a questo punto di perdermi cose in quest'area, non ne posso più. Questa è la cosa che non mi devono togliere. Saranno contente le persone che amano vedermi soffrire, specialmente quando non devo rotolare. Perché si sa che quella è la cosa che mi fa soffrire di più. Dammi qui. Anche in questo punto non ci siamo già stati. Altrimenti avremmo preso un sacco di oggetti. Ho completamente perso l'orientamento comunque. Non ho idea di dove siamo. Rispetto al falò, rispetto a dove siamo partiti originariamente in questo posto, rispetto al falò che abbiamo trovato. Quello del patto. È tutto un mistero in questo momento. Parma di pietra, scudi come se non ci fosse un domani, che non sono una cattiva idea in quest'area, però io non ne voglio. Grazie per la proposta, però.
si gira come si deve, Quella è viva. Ah, non le uccido con un colpo. E io convinto che davo un colpetto e me ne andavo. Hai visto? Ho sbagliato tutto nella vita. Solo con l'R2 riesco a farle fuori. Va bene. Quando potremo potenziare a più 3 la fiaschetta, sarà ancora più semplice. Questa è per caso la zona in cui c'erano... No. Direi proprio di no. Altrimenti qui dentro sarebbe pieno di roba. Carbone del saggio. Questo servirà per creare armi magiche? Ma soprattutto, che cosa ha appena cercato di uccidermi? Scusa? Scusa? Ah, con tanto di mosse identiche. Va bene, salve, abbiamo un Dark Raid. Identiche ma un pelo più veloci, Va bene, se le mosse sono identiche, moriremo con stile. Ah, quello era lo scudo. Fa anche la presa. No, non sono tutte le stesse. O meglio, non sono solo le stesse. Guarda quanto è tosto. Mi ha tolto il lock. Va bene, fa niente. Non mi serve. Tieni. No, sono più veloce io. Strano a dirsi. Globo dell'occhio rosso. Tutto qui? Va bene. Adesso sappiamo che anche i Dark Raid sono tornati. Ma sarebbe strano trovare qualcosa di Dark Souls 1 che non è arrivato qui. E allora? Resta. Che non so come muovermi. Non ho idea di dove sono. Voglio la mamma. Dove sta questo terzo posto? Sono già stato qui. È bello che si assomigliano pure tutti questi isolotti. Aspetta. Qui ci siamo passati poco fa. Però qui sopra non siamo andati. Potrebbe essere questa la risposta alla nostra domanda. Per favore. Possiamo spegnere l'ultima candela? Per favore. No. L'abbiamo già fatta. Quindi siamo ritornati dove abbiamo iniziato. Già. Quello è il nostro falò. Bene. Ottimo. Wonderful. Proprio quello che volevo. Sono disperato. Non ne posso più di girare senza meta in questo posto. Sarebbe stato molto molto bello vedere da lì sopra il luogo da raggiungere. Però, primo, non è stato possibile. Secondo, adesso avrei comunque completamente perso la bussola. Però, se non mi sto sbagliando, da queste parti potremmo ritornare proprio su quella torre. Più o meno, aspetta. Dovrebbe essere questa qui. Lì c'è un oggetto. Ah, mi sono appena ricordato alcune delle cose che devo prendere. Nell'area precedente, pure quella piuttosto grande, ma niente a che vedere con questa, Ah, giusto, qui c'era l'Estus gratis, però no. Non mi serve a nulla, perché io adesso salgo qui sopra e mi riprendo tutte quante le Estus. Mi siedo a questo falò, perché non ha senso stare all'altro. Ah, non mi è venuta di nuovo l'uccisione tripla. Vabbè, ci accontentiamo della doppia. Salgo e riscendo. Allora, dando per scontato che io abbia ragione, e quindi quello l'abbiamo spento, quello che stava di là l'abbiamo spento, lì c'è l'uscita, quello che ci serve è di fronte a noi. Devo letteralmente andare sempre dritto una volta che sono arrivato giù. Proveremo. È difficile andare completamente dritti in questa... Ma perché hanno messo 3 nemici proprio attaccati alla scala? Ma che... Uffa. Mi danno fastidio queste cose. Specialmente adesso che sono particolarmente irritabile. Ma come dicevo, hanno fatto di tutto per farmi odiare questo posto. Tu non mi hai visto, vero? Ottimo. E allora io questo ostacolo lo oltrepasso dall'altro verso. Ma tanto lì ce n'è un altro. Aiuto. Santo cielo.
Ci vogliono 40 anni per superare quest'area perché non mi posso muovere. E sento suoni che mi fanno paura. Anche quello è un problema. Siamo tornati qui? O meglio, sono tornate loro. Cerchiamo di combattere su un terreno liscio, va? Yeah. Ah, ora va molto meglio. Per esempio, qui ci sono degli oggetti che erano raccolti. Quindi effettivamente non ci sono sta... Ah, vedi, non avevo ancora controllato un secondo R2. Davo per scontato che ci fosse un secondo a fondo. Invece no. Ottimo. È utile sapere che c'è un'altra mossa. Come l'affrontiamo questa cosa? Dovrei andare dritto? Però se voglio prendere quell'oggetto... Non penso di poter salire qui sopra, no? Dovrò fare il giro e cadere da sopra. Ma lì sopra come ci si arriva? Non lo so. Intanto, prendiamo una cosa che penso, di certo, di poter prendere. Cioè quello. Salta. Oppure no, come vuoi. Se sono più di una, non mi piace. Perché la maledizione si accumula molto velocemente ed è morte istantanea. E io qui dentro non posso rotolare, ricordiamolo. Se ve lo foste persi, in quest'area non si può rotolare come si deve. Quantomeno. Se non si poteva rotolare proprio, giuro che... Lasciavo il gioco. Non mi interessa. Cioè, una valle della corruzione più grande è inaccettabile. Specialmente su Dark Souls 3, dannazione. Lo puoi fare una volta l'errore del cazzo. Al terzo gioco, che in realtà è il quinto, no, non lo puoi fare più. Polvere riparante. Cos'è questo suono? Perché c'è gente che ruggisce? Mi terrorizzano tutti. E allora dovevo andare dall'altro lato. Passiamo qui sotto. Cosa abbiamo? Un'area, non dico segreta, però non facilmente trovabile. Pergamena d'oro. E questo forziere. Ho dovuto colpirlo perché non vedevo la catena. Vestito antico. Ok, e il resto del set di Dust. Dusk, pardon. Abbiamo trovato prima la corona. Ha effetti? Rendere più potenti le magie, ma allo stesso tempo aumenta il danno magico subito. Ta-dan! Esattamente quella di prima. Non ha senso alzare il mio danno magico inesistente, né tantomeno diminuire la mia resistenza alla magia. Non male. Però non era quello, era questo qui, che abbiamo appena ottenuto. Ah, è diventato più carino il set di Dust. Bello. Sbagliato. Questo qui. Va bene, qui dentro c'era solamente questa piccola chicca. Tra l'altro, accanto al fungone, che ricorda palesemente quella tipa che stava nel DLC. Mi sfugge il nome di quel fungo. Elizabeth. Ah. Era facile. Per favore. Voglio solamente andare qui intorno. Non ho commesso così tanti peccati nella mia vita. Perché mi sono dovuto meditare questo? Ah. No, non si sale neanche da qui. E tutte le strade sono bloccate. Aspetta. Tutte le strade sono bloccate. Nemici che pietrificano. Quindi siamo tornati dove siamo stati invasi due volte. Stiamo ritornando verso l'inizio dell'area. Quindi questo è più o meno il luogo dove abbiamo acceso la prima delle due. E allora che cosa ho sbagliato? Spento la prima delle due torce. Ma resta la domanda: che cosa ho sbagliato? Al momento la risposta a questa domanda è giocare a Dark Souls 3. Ecco cosa ho sbagliato nella mia vita. Però faremo finta che questa non sia la risposta giusta. Voglio uscire. Per favore. Ah. Eccola, è lì. Perfetto. Adesso lo sappiamo. Vai qui. Per fortuna è vicino a questo falò. Così quando avrò finito posso tranquillamente utilizzare quello per tornare magari con un osso del ritorno.
E da lì mi teletrasporto al terzo, perché non esiste che io me la faccio a piedi. Ma proprio neanche un secondo ci devo pensare. Ora, l'ingresso a quest'ultimo pezzo, qual è? Di qua? Eccolo. Sperando che non ci sia niente. No, non è vero. Non è neanche qui. Maledizione. L'ho già perso. Ho perso completamente l'orientamento di nuovo, istantaneamente. Perché con questi alberi non si vede nulla. Quantomeno non vedo creature indicibili nei paraggi. Dio santo. Ah, ma sono tornato dove era lo spadone. Ma guarda. Ma in tutto questo, la Bracie, dove sta? Qui di fronte abbiamo il falò. Quindi, è da qualche parte di qua. Eppure non la vedo più. Non è che mi sto sbagliando e quello non è il falò? Però sarebbe strano. Senti, io devo sapere. Se mi tolgo sto coso, posso rotolare più veloce? E allora sono un po' stronzo io. No, no, no. Vado in Fatroll. Vado in Fatroll. Togliti tutto. È proprio Fatroll. Quanto c'ho di peso io? 20%. So stronzi. Non sono io, sono loro. Ottimo. È qui fuori, una meraviglia. Yuhu. Bestemmie. Mi devo trattenere tantissimo. Ma sono tornato al falò. Bene. Ora riequipaggio tutto e cerchiamo di raggiungere questo terzo maledetto punto. Ma in tutto questo io ho completamente perso la bussola di nuovo. Cioè non è possibile che stavo andando dritto verso l'obiettivo e all'improvviso è scomparso. Dove devo andare? Riesco a salire almeno qui sopra? È tutto così aiuto in questo posto. Non è che è questo? A me sembra tipo un muro esterno. Ah, ma no, ma siamo arrivati di nuovo qui. Ma dai. Ma dai. Cosa sto sbagliando nella mia vita? È questo? Ti prego, dimmi che è questo. Ti supplico, ti scongiuro. Non ne voglio vedere più. Salve? C'è nessuno? Posso spegnere le luci? Dice un tipo. Non ci sono stato. Attenzione. Potremmo avercela fatta. Giuro che questa cosa è appena diventata la cosa che odio di più al mondo nei videogiochi. Ha superato e con un largo margine la ricerca delle tre sirene. Nell'eserto di God of War 1. Mamma mia, quanto odiavo quel pezzo, ma non era nulla in confronto alla ricerca delle tre fiammelle qui dentro. Santo cielo. Santo cielo. Crepaci. Qui abbiamo un messaggio del gioco. Ci fai i complimenti? No. Ci ricordi di spegnere le tre fiamme. Grazie. Avevo bisogno. Ci sono voluti 45 minuti per trovare le ultime due cose in quest'area. E non oso immaginare cosa sarà crearmi la mappa mentale perfetta del posto per sapere dove sono tutti i drop presenti. Cioè, in questo momento non voglio giocare una seconda volta a questo gioco solamente per questo pezzo. Non mi è mai successo con un Souls una cosa così odiosa. Ma forse è solo per me così, eh? Magari con gli altri non c'è un problema, ma io oramai queste cose non le sopporto più. Cioè, i campi glaciali non erano obbligatori. Li fai una volta, poi dici va bene, non ci vengo più, addio. Questa cosa non penso che sia skippabile. E io dove vado? Che cosa sto facendo? Non esiste. Osso del ritorno. Ecco qua, non esiste. Non esiste assolutamente. Uso. Il falò, mi sono trasportato qui. E andiamo direttamente avanti. Io spero di riuscire a rivalutare quest'area col tempo. Perché adesso è una delle cose peggiori che abbia mai dovuto fare.
Odioso. Odioso. Spero che non ce ne siano altre di sezioni in cui sei così costretto nei movimenti. Adesso è tempo di recuperare la calma, altrimenti in questo gioco si fanno errori stupidi. Ho fatto bene a venire prima da sopra, c'è quello che li fa arrabbiare tutti. E infatti deve morire subito. Non cadere di sotto. Dicevo a te, però anche io vorrei non cadere di sotto. Non ha urlato? Va tutto bene. Bastone da cantastorie. Ok. Perfetto, non si aggrano tutti quanti assieme. Ancora non riesco a ucciderli con un colpo, a meno che non sia questo colpo. E purtroppo nessuno di loro possedeva la falce. Bastone da cantastorie. Io penso proprio che sia un bastone da mago. Eccolo qui. 12 punti di intelligenza, va bene. È una cosa da vendere. Pietra confessionale, le vendono anche loro. Non le vendono, scusatemi, le droppano anche questi nemici. Ne abbiamo già qualcuna. Se dovesse mai essere utile. E qui è solamente per uccidere quel nemico in anticipo. Ottimo. È buono averne la possibilità. Poi possiamo andare avanti. Ci sono altri oggetti nascosti? Sembra di no. Andiamo. Di qui si torna indietro, quindi no, grazie. Io vado avanti. A mai più, arrivederci. Non credo che sarà mai più, però. Qui invece ci sono persone che si picchiano. A me la violenza non piace, vado dall'altra parte. Dove c'è un falò? Yuhu! No. Vabbè dai, è vicinissimo. No, non c'è bisogno di un falò qui dentro. Prima di proseguire, voglio dare un'occhiata qui nei paraggi. Non capisco chi sta picchiando chi. Quali sono i tipi di nemici che stanno combattendo a vicenda? L'importante è che tu sia morto. Hai delle belle zampe. Hai una bella faccia. Insomma, sei una bella persona. Questo è quello che conta. Loro stanno combattendo qui dietro, però. Brace. Ah, ok, era per terra, non l'ha droppata il nemico. Non capisco cosa sta succedendo. Diamo un'occhiata. Sono alcuni di questi uomini. Sono due Dark Wraith che stanno facendo strage. Almeno mi tolgono il pensiero. Se si attaccano a vicenda e si ammazzano a vicenda, io devo fare molto meno lavoro. Ciao amici. Wow. Ecco, quello lì non è sicuramente più l'attacco Terry facile. Direi proprio di no. O forse sì, una volta che l'avrò compreso meglio. Adesso non lo è. Ma adesso la mia intelligenza mi suggerisce di non cercare di fare perdi a nulla. Globo rosso. Sento rumori. Ma senza motivo. E tu sei l'ultimo Dark Wraith. L'ultimo Dark Wraith. Al cinema. Resine marcia. Spada oscura. Ottimo. Ed erba lama del sangue di lupo. Ha droppato il nemico, quindi volendo si può farmare dai nemici per darlo al boss, al Covenant. Spada oscura. CD. Quindi scala un po' più di forza. Però richiede comunque una buona destrezza. E il moveset è quello di Dark Souls 1. Anche a due mani? Anche a due mani. Per il resto fa su giù. Già, è così. Plop plop. Abilità speciali? Ah, la posa. Quindi questo è l'altro attacco, va bene. Ha qualche cosa particolare? No, la usano con una tecnica particolare, giustamente, perché ha degli attacchi speciali. Almeno qui è molto più semplice procurarsela. Ammesso che sia un drop, penso. Ma non so se respawnano questi Dark Wraith, non credo. Intanto, perché ho aperto qui? Cos'è che mi devo riequipaggiare? La spada. Non del boia. Lo spadone raffinato. Di Astora. Qui dentro? Noi possiamo proseguire? Ebbene sì. Però c'è anche quello che ci siamo lasciati dietro. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Lì c'è un oggetto. Ora magari esiste davvero l'ultimo Dark Wraith ed è un boss. Salve. Non credo. Però potrebbe anche essere.
È da capire perché sono così in giro per il mondo ad attaccare non persone che hanno umanità, ma questi cosi. Pillola nera aumenta la resistenza all'oscurità. E allora noi possiamo andare avanti da quest'altra parte. In questa piccola sezione abbiamo visto tutto. Manca solamente quello che c'è oltre la porta. È qui, ovviamente. C'è un falò, quindi avevo ragione. Però ci sarà un modo, ecco, di tornare indietro di qua? Mi conviene sedermi? Assolutamente no. Io spero che non sedersi ai falò conti comunque per accenderli e respawnare lì e usarli come teletrasporto anche. Altrimenti è una fregatura. Che range! Wow! Ti ho completamente sottovalutato. Ma avevo ragione, cioè. Era un po' troppo lungo, sai? Ci sono delle esagerazioni ogni tanto. Ah, ok. Avevo scambiato per un oggetto. Ah, quelli armati mi spaventano molto meno. Il problema è solamente quello a mani nude e in piedi. Lui è pericolosissimo. La luce. Ok, era quello che volevo sapere. Mi chiedevo proprio come avrei fatto a raggiungere la lucertola di cristallo che si era vista vicino al Cavaliere Nero, perché sapevo che doveva arrivarle alle spalle. Evviva, possiamo combattere contro un'altra lucertola. Però finché non l'attacco non fa niente? No, doveva solamente vedermi. Intanto, apri la porta. È anche un incentivo un po'. Però è un posto di merda dove combattere una lucertola di cristallo. Vabbè. E le faccio malissimo. Questo attacco non l'avevo ancora mai visto. A me non l'aveva fatto. Non è che diventano più forti via via che passa il tempo? Ma per il resto no, sta facendo sempre lo stesso. È artigliata. Quello è l'attacco che anticipa con più tempo. Gli altri non fa così tanto. E muori. Ho rischiato un po' alla fine. Due scaglie di titanite stavolta. Ottimo. E questo invece è arma magica maggiore. È tornato il Cavaliere Nero? E io sono tornato in quest'area? Capisco. Beh, io volevo tornare qui dentro. Perché, come ho detto, ci sono sicuramente cose che. Uè! Oh! Dai! Ma chi ti credi di essere? Ma vuoi giocare da solo? Stamina, please. Non mi puoi abbandonare così. Grazie, frame di invincibilità, perché sei ancora vivo. Ripeto, chi ti credi di essere? Non sono dell'umore adatto. Qui dentro c'erano dei granchi grossi. C'era tantissime cose inesplorate. Però c'è sempre il maledetto problema del roll. Ah, vieni di qua. Ah, ok, non attacca direttamente quando sei alle spalle. Va bene, va bene. Quando sputa e sono lontano non mi piace. Non arriva fin qui. Quell'attacco è il migliore. Sai perfettamente quando sta arrivando. Però lo fa solamente quando ti allontani parecchio. Ci sta pensando. Scusa? E io che faccio adesso? Ehi! Volevo giocare ancora io. Si è offeso? Ma perché? Pensavo di essere una persona simpatica. Depreda cadavere. Ah, i vestiti del piromante, che qui conta come vestiti del fattucchiere. Va bene. Noi qui ci siamo stati. Abbiamo sconfitto la coppia che scoppia. Quello con la spada curva e quello con la mazza grande. Però non abbiamo visto tutto quello che c'è intorno. Non è che per caso uno di loro no. Proprio no. Mi chiedevo se fosse quello che era scomparso, che era ripoppato da un'altra parte. Potresti venire sulla terraferma? Per favore. Non era questo che volevo. Piano B. È uno solo? Per favore. Sono qui. Ehi.
Ma perché ti devi fare inseguire? E neanche lo colpisco. No, no, punta quello giusto, per favore. Già qui io col puntamento non vado tanto d'accordo. E forse c'è un motivo. Vieni qui. Forse non può uscire dall'acqua, mettiamola così. 2 e 3 e 4 e 5. Va bene, ho capito, basta. Non pensare, non pensare, no. Perché quando pensano scappano? Io voglio sapere se droppano. Tu da dove mi hai visto? Wow. Non pensare, no. Sta pensando. Smettila di pensare. Ma non è che scappano? Lo fanno apposta? Quando scendono a poca vita, vanno via? Avrebbe anche senso. Perché altrimenti non si spiega che sto combattendo e spariscono tutti quanti all'improvviso. Io qui c'ero stato, ma non sono andato dentro, vero? E invece sì. Ci sono stato. Me ne sono pentito. E quindi perché sono tornato di nuovo? Perché non me lo ricordavo. Addio! Non posso, vero? Non hai intenzione di lasciarmi andare. Sei come una fidanzata gelosa. Ti prego. Solo più brutta. Dipende, insomma, dalla fidanzata. Ti calmi, per favore? Ho bisogno dei miei spazi, vai via! Ok, l'aggro dei nemici è anche eterno, se vogliono. Io non so neanche più dove sono. Ma ce l'hai fatta? Ne troverai un altro migliore di me, promesso. Cani? Ok, siamo tornati verso l'inizio di quest'area. Non è quello che volevo in realtà. A questo punto forse qualcosa. Cioè, ho visto la maggior parte dell'area. Era la parte con i granchi, quella che conoscevo di meno. Qui non ci siamo stati, per esempio. Nella zona centrale abbiamo fatto il perimetro un paio di volte. Scudo ondulato? Scudo cimiero ondulato, per favore. Il nome si dice bene, se si deve dire. È proprio lui? Scudo ondulato. Accelera il recupero dell'energia. Quanto pesa? 4,5 unità. È tornato. Sappiamo di nuovo quale sarà lo scudo più utilizzato del gioco. Ottimo. No, aspetta, non si può far parry? No, sì, si può. Sì, confermo. Scudo più utilizzato del gioco. L'abbiamo appena trovato. Non è il nostro caso. Però, sappiatelo. Quello è l'oggetto? Quello che avevo detto forse si recupera dopo il boss? E invece no. Come la prendo questa cosa? Che fastidio. Devo cadere da lì sopra. Ma lì sopra come ci si arriva? Io ero convinto che fosse dopo il boss perché questo è il modo in cui si arrivava. Dal suddetto boss. Però, deve esserci qualcosa di più. Da qui magari. Ah, ecco, semplicemente non mi sono fatto cadere di qua. Che fesso. Scudo del falco, anche questo è ritornato. E io in questo momento devo fare un'ultimissima cosa, cioè correre, anzi, facciamo così. No, non lo so se me lo conta, quel falò, perché non mi sono riposato. Adesso mi conviene farlo. Ah, aspetta, aspetta, è tornato lui? È uno di quelli che ha perso vita? No. E allora è l'ultima prova che posso fare per sapere. Aspetta, no. Loro sono ritornati per forza. Perché io in quest'area ci sono già passato. E loro non c'erano più. Quindi sono respawnati. E con tutta la vita. Non ho intenzione di combattere ancora con loro. Mi dispiace. Non è che prendi, te ne scappi e poi ritorni con tutta la vita. No, non funziona così. Perché io devo fare respawnare i nemici se voglio riavere la vita? E tu invece puoi sparire, ricomparire e io sono ancora mezzo fregato. Non funziona così. Io mi ricarico, tu ti ricarichi. Se tu ti ricarichi, io mi ricarico. Quindi, falò. E adesso, anche se ho 22.000 anime, faremo finta di nulla. Andremo avanti a vedere cosa c'era, giusto un secondo, oltre la porta dei Darkrai.
Che a proposito, sono tornati? No, altrimenti starebbero uccidendo gente. Sì, sono tornati. È la gente che stanno cercando di uccidere. E me. Non mi piace essere da questa parte della faccenda. Tornate a uccidere gli altri nemici. Io vi voglio bene, in fondo ero uno di voi, ai tempi. I bei tempi andati. Ecco qua. Cosa c'è qui dentro? Ecco perché. Puzzava tantissimo quest'area di boss. Abbiamo perso 22.000 anime, ma ne valsa la pena. Che cos'è? Stanno combattendo tra di loro. Ma guarda. Questi sarebbero tipo la reincarnazione dei quattro re? Almeno quelli che io ho definito così. Non è detto che lo siano. Hanno un aspetto più umano. Sì, sì, assolutamente. Mi intriga. È da vedere come è impostato il combattimento. Hanno un pugnale e uno spadone. E gli piace non vedere l'avversario, visto che portano sti cappelli. Sarà una boss fight multipla, penso. Guardiani dell'abisso. Oh. Ha preso un botto di danno. Perché? Au. Au 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 au. Ne è arrivato un altro. L'ho visto giusto in tempo. Io non capisco. Vabbè, ovviamente non capisco, però non so come funzionerà questa battaglia. Come i quattro re, la barra della vita complessiva scende sempre? No, assolutamente no. Hanno una barra individuale. Muori. Quest'altro invece. È morto? No, non è vero. Come mai non è morto? Non l'avevo già colpito prima. Sono confuso. Non sono molto resistenti, però anche io. Quindi devo... Quello lì ha gli occhi rossi. Aspetta, combattono anche tra di loro? E si danneggiano? Pochissimo, ma lo fanno. Cioè, quindi mi stai dicendo che io posso passare il combattimento a vedere loro che fanno cose tra di loro? Non ha senso. Che razza di boss fight è? Una boss fight che si completa da sola. Ok, non proprio da sola, però ho dato una mano. È stato un bel colpo quello. E quindi? Ora c'è la seconda fase, no? Non può essere questo. Mi rifiuto di credere che sia fatta. Ecco qua. Ora ne parliamo sul serio. Era troppo stupido il concetto. La prima fase si fa guardandola. Dopodiché succede roba e combatti con un super mega power megazord. Quasi. Uno di loro molto incazzato. Anche se il megazord non mi dispiaceva come prospettiva. Di solito per chiudere un episodio ci vuole il megazord. Ok. È arrabbiato. Sento puzza di Lady Maria anche. Hai avuto l'inizio per studiarti le mosse, adesso kaboom. Dove sei? 6 Estus, non sono poche. La barra della vita è tornata completa. Avevo ragionissima. Kaboom. Bene. Penso che si possa far perdere tra l'altro a questo signore. Ma non penso di voler assolutamente provare. Kaboom era la parola chiave. Guarda, ha aggrato i nemici fuori. Va bene, adesso so qualcosa di questo boss. Sarà interessante, la prossima volta possiamo cominciare direttamente cercando di sconfiggerlo. Penso che dovrò usare un'arma un pelo più veloce, perché lui è veramente molto rapido nella seconda fase e se mi becca una volta prendo un sacco di danno. Alla fine mi ha ucciso davvero molto molto velocemente. E noi è da qui che andiamo via, perfetto. Comunque sia, ho tempo, una mezz'oretta per prepararmi psicologicamente. Noi invece ci vediamo domani.
Ciao a tutti, ragazzi.